è veramente drammatica. In un paese normale il Presidente del Consiglio sarebbe già domani a riferire nelle aule parlamentari, visto che riguarda il presente e il futuro di decine di migliaia di famiglie italiane da nord a sud. Vi aggiorniamo su quello che la Lega ha fatto e su quello che la Lega intenderà fare. Partiamo dal perché siamo arrivati qua, visto che qualcuno ignora, c'è qualcuno dei renziani che o ci è o ci fa, mentre i 5 Stelle ci sono. Evidentemente qualcuno, non abbiamo ancora capito se non ci arriva perché non ci arriva o se non ci arriva perché non ci vuole arrivare, però noi non vogliamo che il Paese abbia sulla coscienza decine di migliaia di lavoratori, quindi Max col Capogruppo al Senato ricordiamo i due o tre passaggi che hanno portato a questa crisi senza precedenti e poi con Claudio magari facciamo, visto che questa mattina il signor Conte parlava di sviluppo e di sud, ci sono dei dati drammatici che ahimè non riguardano solo Ilva. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Ricordiamo che insomma si potrebbe iniziare dicendo, visto il nostro ruolo di opposizione, che non è solo ostruzionistica, ma anzi è spesso volentieri propositiva, quando il provvedimento salva imprese è arrivato al Senato, ve l'avevamo detto. Perché durante i nostri numerosi interventi in aula avevamo assolutamente sottolineato il fatto che togliere l'articolo 14 che era inserito nel decreto che arrivava dal vecchio governo, quindi Conte 1, dove c'era anche la Lega, che poi naturalmente ha fatto il suo percorso ed è arrivato poi in Parlamento con il nuovo governo. Togliendo l'articolo 14 avremmo sicuramente messo a rischio i lavoratori dell'Ilva, e soprattutto rischiando anche di fornire un alibi, a patto sempre che la proprietà volesse il disimpegno, proprio ad ArcelorMittal, e che quindi questo era un errore gravissimo che non bisognava assolutamente commettere. Anche perché nel testo del documento, perché i documenti poi bisogna leggerli, bisogna studiarli, probabilmente qualcuno dei 5 Stelle, ma forse anche qualcuno del PD, l'hanno un po' sottovalutata questa questione, era scritto in modo chiaro che questo mini scudo, come giustamente era stato, su cui la Lega si era battuta per farlo inserire all'interno del decreto, trovava la sua giustificazione dall'esigenza di chiarire come tutto ciò che venga, sto leggendo il documento, la relazione del disegno di legge, che venga posto in essere in esecuzione di una norma voluta dalla Presidenza del Consiglio, e stiamo ovviamente parlando del piano ambientale che doveva andare proprio a risanare naturalmente Ilva, non possa, proprio perché si tratta di doveri imposti da una norma giuridica, dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto agente. Quindi sostanzialmente, naturalmente non si poteva mettere nelle condizioni coloro che dovevano eseguire il piano ambientale voluto dalla Presidenza del Consiglio di rischiare di andare in un illecito. Poi naturalmente, visto che si strumentalizza molto su questi casi, restavano ferme in ogni caso la responsabilità in sede penale, civile, amministrativa, eventualmente derivante da violazioni, ovviamente di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Quindi a testimonianza che non era uno scudo totale, ma era proprio ciò che serviva per coloro che dovevano operare e intervenire proprio per risanare l'impianto e garantire il suo futuro, tenendo conto poi che bisogna anche poi andare naturalmente a monte per verificare che se tu fai un bando, naturalmente metti delle condizioni, arriva un imprenditore che vuole investire, vuole agire, vuole salvare un impianto e un'industria così importante, come quella dell'Ilva, alla fine non si può poi dopo, in corso d'opera, cambiare assolutamente le regole. Purtroppo oggi, e nonostante abbiamo avvisato, hanno messo la fiducia, anche alla Camera abbiamo fatto lo stesso ragionamento dicendo state attenti perché state commettendo un grossissimo errore perché sono a rischio 14.000 lavoratori e poi se contiamo tutto l'indotto, addirittura qualcuno dice che si arriva fino a 25.000, state attenti perché davvero stiamo facendo male al nostro Paese. Ma poi soprattutto l'avevamo ricordato anche in aula da un Presidente del Consiglio che ha fatto il suo intervento di insediamento a chiedere la fiducia parlando di come bisognava in tutti i modi rilanciare il Mezzogiorno e aiutare, se questi sono i modi per attenere
tenere fede, rilanciare i lavoratori, aiutare i lavoratori. In questo caso noi parliamo di Taranto, poi naturalmente Ilva riguarda anche altri stabilimenti in altre regioni italiane, però indubbiamente questo è un elemento che noi abbiamo messo in evidenza. Purtroppo così è andata e oggi siamo qui a constatare che quello che avevamo detto era assolutamente vero, che avevamo ragione. Questa è un po' la cronistoria, quindi hanno messo la fiducia tentando poi di giustificare il fatto che avrebbero, se ce ne fosse stata la necessità, messo una norma magari in un altro decreto più avanti, insomma sinceramente giochini politici che non sono quelli che servono per aiutare i nostri cittadini, i nostri lavoratori. Grazie. Ricordiamo che l'emendamento soppressivo è a firma 5 Stelle LeU. Sono due emendamenti. Votato dal PD e da Renzi. Chi ha votato la fiducia dovrebbe avere il coraggio stasera di andare a Taranto. Quindi PD, 5 Stelle, Italia Viva e LeU. In più, parlando di sviluppo del Mezzogiorno, possiamo dire che avrà un impatto devastante, perché erano circa 4 miliardi che investivano nell'arco del tempo ArcelorMittal su quello stabilimento. È oggettivo che 8.200 persone sono le persone che lavorano per ArcelorMittal su Taranto, e tutto l'indotto è un significativo impatto sociale che è anche abbastanza devastante. Ma noi siamo preoccupati per l'andamento che ha in questo momento l'economia e il lavoro in Italia. Se pensiamo a ciò che sta succedendo con Alitalia, purtroppo il piano è davvero imbarazzante, siamo circa 2.800 esuberi che ci vengono a presentare, quindi è un altro segnale di come l'andamento di questo governo non pensi a quelle che sono l'occupazione e la salvaguardia occupazionale. Ci hanno raccontato che cascavano aerei, che in qualche modo veniva soppresso qualsiasi cosa in caso in cui non ci siano, avveniva alcune acquisizioni, eppure invece siamo qui oggi a cercare di trovare una soluzione a 2.800 esuberi che va a riguardare all'Italia. Siamo di fronte a un impatto tra quello che può succedere con l'Ilva, l'ex Ilva, e quello che succederà con l'Italia, devastante per l'Italia, che potrebbe anche in qualche modo farci uscire da quei grandi paesi economici che purtroppo fino ad oggi noi avevamo. Grazie. Se veramente salteranno questi posti di lavoro, un governo con un minimo di dignità residua si dimette. Ma non perché Salvini è all'opposizione, i sondaggi sono buoni, ma perché quando si fatica tramite il reddito di cittadinanza a creare un posto di lavoro, ammesso e non concesso che si riesca, noi abbiamo chiesto i dati sugli assegni del reddito distribuiti in Italia comune per comune, dalla A alla Z, da Bolzano alla Sicilia. Ci risulta che per qualche comune sia più difficile avere il dato rispetto a scoprire ulteriori segreti di Fatima. Se non ci arriveranno i dati, ce li andremo a prendere, visto che sono soldi degli italiani dati ad altri italiani. Perché noi leggiamo qualche articolo di stampa in base al quale ci sono alcuni comuni dove un terzo della popolazione arriva a chiedere o percepire il reddito di cittadinanza, e sarebbe veramente la fine di un paese. Però una cosa per volta. Su Ilva cominciano i lavori parlamentari, sia al Senato che alla Camera. I gruppi della Lega al Senato e alla Camera chiederanno che non comincino questi lavori se il governo non verrà a riferire in aula, e quindi abbiamo domani il riordino dei ministeri al Senato, cominceranno i lavori. Noi non permetteremo che comincino i lavori in aula, ovviamente in maniera educata e rispettosa dei regolamenti, della Costituzione e dei 10 comandamenti. Se non verranno date garanzie, non alla Lega, ma alle decine di migliaia di famiglie che stasera vivono in angoscia, su cosa li aspetta un domani? Ragioniamo per assurdo, lo Stato ha 5 miliardi da mettere in Ilva, ce lo dica. Qualcuno vuole statalizzare Ilva? Ovviamente la seconda potenza industriale d'Europa non può fare a meno dell'acciaio. Qualcuno vuole fare un regalo a qualcun altro? Oltre alla riapertura dei porti, qualcuno ha promesso all'Europa anche la chiusura delle acciaierie per fare un favore a qualcun altro?
basta che gli italiani sappiano. Solo oggi, a proposito della manovra economica, peraltro non ancora cominciata, di questi geni, si leggono sui giornali dalla Sicilia al Piemonte, dal Veneto all'Emilia, passando per la Romagna e la Lombardia, di centinaia di licenziamenti o mancate assunzioni. Dalla plastic tax, alla sugar tax, alla tassa sulle cartine, alla tassa della qualunque, ci sono già, prima che la manovra venga approvata, alcune migliaia di posti di lavoro, a leggere i giornali, che saltano. Quindi veramente abbiamo gente pericolosa al governo. Noi faremo i nostri emendamenti in manovra sul comparto sicurezza, ad esempio, visto che ci sono meno soldi rispetto all'anno precedente, però se il lavoro viene prima di tutto, mi sembra che prima di scappare al Ministero degli Esteri e di darsi allo shopping in Cina, il signor Di Maio abbia lasciato circa 180 crisi aziendali aperte sui tavoli del Ministero. Si preannunciano nei prossimi giorni mobilitazioni dei vigili del fuoco, dei poliziotti, dei camionisti, degli artigiani, a manovra non ancora presentata in Parlamento. Quindi veramente è una prima volta nella storia della Repubblica che una manovra economica riesce a fare danni prima ancora di essere approvata. Abbiamo o degli incapaci o dei dilettanti o dei venduti al governo. Ripetiamo, partiamo da Ilva, ci sono migliaia di famiglie non solo a Taranto ma in Piemonte, in Friuli, in Liguria che aspettano una risposta, e centinaia di aziende dell'indotto dalla Lombardia al Lazio che aspettano di capire. Quindi sappiamo che c'è una riunione d'urgenza convocata da questi geni al Ministero dello Sviluppo Economico. Avessero ascoltato la Lega al Senato e alla Camera, non avrebbero stralciato questo articolo 14 e non staremmo parlando di questa crisi industriale senza precedenti, perché ci sono in ballo più di 20.000 posti di lavoro fra diretti e indiretti, per una posizione pregiudiziale, anche perché non tuteli l'ambiente e la salute dei cittadini di Taranto facendo scappare un imprenditore che ti investiva 3 miliardi. Se saltano i 3 miliardi dell'imprenditore privato, chi garantisce la salute e il risanamento del territorio di Taranto? Questo è un governo nemico del Sud. Il signor Conte è il primo nemico del Sud. Questi stanno facendo carne da macello dell'impresa italiana anche laddove fa più fatica. Dalla Sicilia, leggetevi le interviste oggi di aziende pronte a chiudere, ad aprire all'estero, passando per la Puglia. Quindi veramente, prima tolgono il disturbo, meglio è. Per intanto cercheremo di limitare i danni facendo il nostro lavoro in Parlamento. Ci saremmo volentieri risparmiati questa conferenza stampa, perché noi i voti li vogliamo prendere per le cose buone che facciamo sui territori, non per gli errori che fanno questi incapaci. Però quando ci sono in ballo 20.000 famiglie, insomma, se ci sono domande rispondiamo volentieri, altrimenti andiamo a preparare emendamenti per la manovra economica. Quindi questi pensano, il governo pensa di risolvere il problema con gli avvocati. Sono dei matti. Se pensano di fare una roba del genere, ci ritroviamo qua fra 5 anni a capire chi aveva ragione e chi aveva torto. Peraltro io non ho ancora capito che fine fanno le concessioni d'autostrade, giusto per passare da azienda ad azienda. Perché quei geni di 5 Stelle ci hanno rimproverato per mesi di essere amici dei Benetton, che non ho mai avuto la fortuna di incontrare nella mia vita. Non ho ancora capito la vicenda autostrada e Atlantia che fine abbia fatto. Se vanno anche lì per vie legali, sarà contento Conte con la sua categoria. Gli altri 60 milioni di italiani vivono nel dramma. Se veramente il governo, invece di occuparsi di politica e di economia, pensa di mandare avanti gli avvocati, veramente abbiamo gente pericolosa nei ministeri.
permetto di dire che con 20.000 posti di lavoro a rischio Balotelli è l'ultima delle mie preoccupazioni. Ma proprio l'ultima. Poi razzismo, antisemitismo vanno condannati senza se e senza ma. Non abbiamo bisogno di fenomeni. Vale più un operaio dell'Ilva di 10 Balotelli, per quello che mi riguarda. Non lo so, è surreale che a neanche 2 mesi dalla nascita di un nuovo governo ogni giorno ci facciate la domanda quanto dura il governo la maggioranza tiene. Cioè veramente siamo su scherzi a parte. Su questo avrebbero potuto evitare questo problema se ci avessero ascoltato. D'altronde con la Lega al governo il decreto era uscito con lo scudo penale. Con mille fatiche, perché nel decreto crescita con i 5 Stelle c'era stato il pandemonio e infatti era partito senza scudo e poi era stato reinserito quest'estate nelle imprese. Però noi le nostre battaglie con i 5 Stelle le facevamo e le vincevamo. Penso alla TAP, penso alla TAV, penso all'ILVA, penso a quota 100. Mi sembra che il Partito Democratico invece e lo stesso Renzi facciano i leoni sui giornali e calino le braghe in Parlamento. Questo è. Facile fare i fenomeni nelle interviste, Renzi e Zingaretti. E poi se le aziende chiudono, cosa le fanno? Gli assumono il PD o Italia Viva? Ma Italia Viva, vedo che ha migliaia di iscritti, magari si dedicherà anche ad altro industrialmente parlando. No? E ripeto, se non cambiano questa manovra economica, noi faremo i nostri emendamenti, se rimangono così come sono le tasse sulle auto aziendali, sullo zucchero e sulla plastica, è una strage da decine di migliaia di posti di lavoro. E non dicano che non li avevamo avvisati, non dicano, questi stanno mettendo a rischio il paese Italia. Cioè hanno voluto vendere come rischio Salvini e la Lega, razzisti, fascisti, estremisti, sovranisti, e questi chiudono le aziende una dopo l'altra. Cioè se il problema di Di Maio è chiudere i negozi un giorno alla settimana, questi li chiudono 7 giorni alla settimana i negozi. Se l'obiettivo di Di Maio è la chiusura a oltranza, fa prima fermarsi in Cina. Se il suo modello è quello, non è il mio. Beh, la soluzione è quella che c'era nel decreto. Il decreto era arrivato in Parlamento come era uscito dal nostro Consiglio dei Ministri con lo scudo. Ovviamente, se uno mette lì 4 miliardi per riparare i danni che arrivano dal passato, come minimo ti chiede di essere tutelato fino a che non ha recuperato i danni del passato. Tu mi puoi dire, mi dai 4 miliardi, però ti tolgo l'immunità penale, il primo giudice che si alza ti mette il dirigente in galera. Mi risulta, però approfonditelo voi, che sia da giorni che i dirigenti di ArcelorMittal non stanno firmando più niente. Mi risulta che siano giorni e giorni che per fiducia nella giustizia italiana ai committenti sia stato detto che non hanno più bisogno di forniture e dagli uffici non esce più nessun atto firmato, quindi non si può dire che è stata una roba improvvisa. Se poi al Mise pensano di risolvere il problema con l'Avvocatura di Stato, tanti auguri. Beh, siccome l'industria italiana di acciaio ha bisogno, se Dio non voglia non fosse più Ilva a produrre acciaio, questo acciaio da qualcuno lo dovrei comprare. Basta guardare da dove si va a comprare l'acciaio che arriva in Italia. Sia da paesi europei che da paesi extraeuropei. Qualcuno ci guadagna. Se non produciamo, a parte il fatto che non è pensabile l'Italia senza acciaio. Cioè un paese industriale senza acciaio è morto. L'acciaio lo vai a comprare da qualche altra parte. Non sarebbe il primo caso di eccellenze italiane chiuse per andare all'estero. Io in Umbria ne ho trovate di aziende di questo genere. Senza andare lontani, il settore è quello della plastica, ahimè, torniamo sempre lì, la Treo Fan di Terni era un'eccellenza a livello mondiale, acquisita da De Benedetti, venduta a un prezzo ridicolo anche lì a una multinazionale indiana, che adesso si è data alla macchia, se chiude quell'azienda lì lo stesso prodotto verrà fornito da altri. Prego. Grazie.
Quasi 10 più di chi? Mia. Però io non sono leader di Forza Italia. Beh, le leadership in democrazia le decidono gli elettori, non le segreterie di partito o coloro che sono attenti al loro posto. Quindi decidono gli italiani, decideranno gli italiani. Siamo assolutamente tranquilli. L'importante è che questo governo nel frattempo non faccia troppi danni, perché io sono convinto che noi torneremo al governo. L'importante è non ricostruire da cocci che ci lasciano in eredità, perché quando chiudi un'azienda puoi farla riaprire, è lunga. Quando riapri i porti, poi tornare a far rispettare le regole è lungo. No, ostruzionismo. Il Senato è convocato per domani pomeriggio, se non erro. Che arrivi poi il decreto, perché se arriva non sappiamo ancora, visto che ci sono un po' di emendamenti, poi ci sono altri emendamenti che sta presentando il governo, quindi diciamo che noi educatamente e rispettosamente in apertura dei lavori sia alla Camera che al Senato chiederemo con determinazione il fatto che qualcuno del governo prima di ogni altra discussione venga a riferire sulla situazione Ilva. Perché la situazione Ilva è la situazione dell'industria italiana, perché qualsiasi industria italiana utilizzi l'acciaio ha le stesse preoccupazioni degli operai dell'Ilva, quindi mi sembrerebbe di buon gusto, senza neanche che la Lega lo dovesse chiedere, che domani in apertura dei lavori Camera e Senato qualcuno del governo venga a riferire. Qua c'è un piano di investimenti, 800 milioni già investiti e altri 3 miliardi e mezzo da investire, da parte di quelli che adesso erano gli affittuari dell'azienda, che sarebbero diventati proprietari dell'azienda l'anno prossimo se nulla fosse accaduto. È chiaro che ti vengono a mancare 3 miliardi e mezzo di euro di investimenti sul territorio. A proposito di ambiente, di risanamento ambientale, oltre che di rilancio industriale, quindi è veramente folle l'ipocrisia di quelli che vanno a dormire con l'immagine di Greta sul comodino e poi rinunciano a miliardi di euro per il risanamento ambientale di una zona inquinata come Taranto. Poi togliendo la cassa integrazione, tutti gli eventuali problemi, ammortizzatori sociali, quello che ne potrebbe conseguire. Questa è una delle più grandi aziende italiane sopravvissute sul territorio, che si porterebbe dietro però come fornitori e subfornitori, arrivano in Val Camonica i fornitori e subfornitori di Ilva, quindi se si blocca Ilva si blocca tutta Italia. Non so se l'ha già fatto la maratona, probabilmente ancora il fiatone, poveretto. Quindi è anche lui o ci è o ci fa. Il decreto che è arrivato in aula con l'articolo 14 è quello approvato dal governo Conte 1, Lega 5 Stelle. Il decreto è uscito dalle aule parlamentari senza l'articolo 14 col voto di PD, LeU 5 Stelle e Italia Viva. Questo è. Quindi, poi, se uno vuole far maratone nella vita, libero di farlo, non è necessario che faccia il senatore. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a tutti. Oppa.